Nodo in questione è l'Albright. Buongiorno a tutti, amici di Stepcasting TV, io sono Fabio Bottero e oggi parleremo di nodi. In particolare parleremo di un nodo molto utile e molto utilizzato nella pesca da spiaggia. Il nodo in questione è l'Albright, un nodo che sicuramente è conosciutissimo dalla maggior parte dei pescatori da spiaggia e che non può mancare nel bagaglio culturale di tutti noi. Il nodo Albright è un nodo che possiamo definire nodo di giunzione, ovvero un nodo che ci permette di collegare tra di loro due fili. Ma la domanda è: quando è che andremo a scegliere proprio il nodo Albright per collegare due fili tra di loro? Andremo a scegliere il nodo Albright quando i due fili da collegare saranno di diametro nettamente diverso tra di loro. Ma non solo, andremo a scegliere l'Albright anche quando i fili da collegare saranno di materiale diverso, quindi ad esempio è un'ottima soluzione per collegare insieme trecciato e nylon, trecciato e fluorocarbon, acciaio e nylon, acciaio e fluorocarbon, ma anche trecciato e acciaio. Detto questo, andiamo a vedere come si esegue il nodo. Il nodo richiede veramente pochi e semplici passaggi e per mostrarveli io ho portato qui con me due sagoline. Nel nostro caso poniamo che la sagolina bianca sia quella di diametro maggiore, mentre quella rosa quella di diametro inferiore. Il primo passaggio è veramente semplice, consiste nel andare a prendere il filo di diametro maggiore e creare un loop, quindi accostare la parte terminale del filo di diametro maggiore al filo stesso, vedete? Come nel mio caso. Questo passaggio andremo quindi semplicemente a creare un loop. Secondo passaggio prevede di far entrare all'interno di questo loop il filo di diametro minore, quindi passando da sotto andremo a inserire il filo di diametro minore. Ne prenderemo una certa quantità e poi lo andremo a fermare tra dito pollice e dito indice. Vedete? Come in questo caso. Con questo baffetto che ci rimane, dovremo andare a creare degli avvolgimenti, vedete? Intorno al loop. Questi avvolgimenti ovviamente dovranno essere più o meno in base alle nostre esigenze di pesca. Io ovviamente adesso con due sagoline di diametro così elevato rispetto a un normale filo da pesca farò pochi avvolgimenti, ne farò quindi magari 3 o 4, ma nella pesca che noi andiamo a effettuare, quindi con fili di tutt'altro diametro, il numero di avvolgimenti è sicuramente più elevato. A volte si può arrivare addirittura a fare anche una decina di avvolgimenti intorno al loop. Dipende comunque dalle nostre esigenze di pesca. Quindi andremo a creare questi avvolgimenti. 1, 2, 3, nel nostro caso ci fermiamo qui. E col baffetto che ci rimane in mano dovremo andare a rientrare nel loop dalla parte superiore. Quindi come in questo caso. Vedete? Questo è quello che ci deve rimanere. Vedete, il tutto è molto semplice e ciò che ci rimane da fare sarà semplicemente andare a serrare il nostro nodo. Ecco, piccola raccomandazione è: quando andiamo a effettuare in generale nodi e anche questo nodo con monofili, quindi con fluorocarbon, con dei nylon, è sempre buona norma ricordarsi di umidificare il filo prima di andarlo a stringere, perché altrimenti un monofilo come fluorocarbon o come nylon andrebbero a rovinarsi per il surriscaldamento. Fatto ciò, andremo ovviamente a tagliare i due baffetti in eccesso e ciò che ci rimane è un nodo estremamente resistente e con un ingombro veramente veramente contenuto. Per mostrarvi l'efficacia e l'utilità pratica di questo nodo ho portato con me
un terminale che utilizzo molto nelle mie battute di pesca da spiaggia, che consiste in un terminale per la pesca del serra col trancio. Particolare, io per la realizzazione di questo terminale ho utilizzato uno spezzone di circa 30-40 cm di acciaio da 30 libbre e un nylon del 40. E per unirli sono andato proprio a utilizzare un nodal bright. Vedete? Questo è il risultato. Un nodo molto molto contenuto come dimensioni e con un carico di rottura, credetemi, elevatissimo. È un nodo che molto molto difficilmente riusciremo a rompere in fase di pesca. Amici di Surfcasting TV, non mi resta che salutarvi, sperando che abbiate imparato qualcosa di nuovo da questo video e che anche dal prossimo video rimarrete soddisfatti, spero, come in questo caso. Un saluto a tutti e alla prossima puntata con Surfcasting TV.